E come sempre molto acceso il Consiglio Comunale di Battipaglia. Tra i vari temi trattati, anche oltre i punti all'ordine del giorno, grande protagonista è stata la sicurezza in città, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Nella serata di venerdì, ignoti si sono introdotti nell'abitazione di Don Michele Olivieri, mentre il parroco era impegnato a celebrare la messa nella chiesa di San Gregorio VII. Scoperti, i malviventi hanno aggredito lui e il suo vice, Don Mirko Vitale, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Ingente invece il malloppo. Da questo accadimento il consigliere Luigi Da Campora riaccende i riflettori su una delle emergenze della città, per la quale tra l'altro c'è stata anche una partecipata raccolta firme. Ma è riduttivo chiaramente dare la solidarietà. Sono mesi oramai che diamo solidarietà a tutti, per il lavoro, per questo, per quell'altro. Ma la città ha bisogno di altro, ha bisogno di azione. Sindaca, noi sono, e lei l'ha firmato il documento, noi stiamo aspettando quando lei insieme a Battipaglia Sicura, insieme a una parte di Battipaglia che ha firmato, si mette la fascia e convochi il prefetto. Deve venire qua il prefetto, perché noi il problema ce l'abbiamo giorno dopo giorno. Quello che è successo adesso è di una levatura gravissima, perché immaginate che fare un'aggressione in mezzo alla strada è un conto, ma farla in una chiesa che è anche un sito sacro ci fa capire queste persone che cosa sono capaci di fare. Non hanno rispetto di niente. Allora sindaco, se noi non ce la facciamo, noi dobbiamo chiedere aiuto. Se non abbiamo i mezzi per poter andare avanti, per poter osteggiare queste persone, dobbiamo chiedere aiuto alla polizia, ai carabinieri, per quello che possono fare, e il prefetto. Io lo so che probabilmente il prefetto queste cose non le vuol sentire, e per cortesia, io non voglio più sentire dire, perché sono cose che succedono in tutte le città. Io guardo Battipaglia, perché io vivo a Battipaglia, e il problema in questo momento ce lo dobbiamo porre a Battipaglia, a Salerno, a Ponte Cagnano, a Milano, se lo deve porre chi sta a Milano. Poi la solidarietà è un'altra cosa, ma non la troviamo come giustificazione, succede in tutta Italia. Dobbiamo aspettare che le persone le ammazzino. Io ho fatto un passo indietro perché qualche deficiente si è permesso di dire che io stavo caldeggiando tutta questa cosa perché ho avuto il problema dell'aggressione di mia moglie, e i risultati questi sono. Poi il cretino di turno c'è sempre. Però guardate, siamo arrivati a un punto che qui, io stasera mentre stavo venendo qui, ho incontrato delle persone che fanno parte della Guardia di Finanza e che stavano sovrintendendo ancora i lavori che stanno facendo qui alla casella, e quello stavamo dicendo, cioè zone totalmente sguarnite dal controllo, ma non è che do la colpa ai vigili urbani o do la colpa ai carabinieri o do la colpa, il problema è che abbiamo pochi strumenti e noi dobbiamo combattere per aumentare questi strumenti in un modo e in un altro, altrimenti qui la malavita aumenta, ma i controlli diminuiscono sempre più. Quindi sindaca, lei deve prendere questo impegno, io glielo ho detto già più di una volta, lei è stata una di quelle che è stata, anzi lei è stata la prima a mettere la firma, perché io prima di iniziare la raccolta delle firme sono venuto da lei e lei mi ha messo la firma, e lei mi ha detto non è che mi coinvolgi in qualche atto politico, no, perché non è niente di politico. Ma io proprio per questo adesso faccio appello, dobbiamo portare a termine questo percorso, perché Battipaglia ha bisogno di essere assistito.